Questa volta Combat Film ha deciso di fare un omaggio al regista John Huston e ai cameraman che lavorarono con lui in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, Sam Tischler, Gordon Fry e Philip Falcone. Dunque, siamo nel dicembre del 1943. Gli alleati, dopo lo sbarco in Sicilia, stavano avanzando piuttosto rapidamente lungo la penisola. Le forze armate americane a quel punto chiesero la collaborazione di alcuni famosi registi di Hollywood, tra cui Frank Capra, William Wyler e lo stesso John Huston. Proprio a Huston fu chiesto di recarsi in Italia per fare un documentario su quella che sembrava l'imminente liberazione di Roma. Però in realtà, quando il regista arrivò in Italia, la situazione era cambiata e i tedeschi erano riusciti a bloccare l'avanzata alleata all'altezza del fiume Liri, che si trova a nord di Napoli. Allora a Huston viene fatto pervenire un nuovo ordine, non più la realizzazione di un documentario sulla liberazione di Roma, ma un lavoro che spiegasse agli americani perché la guerra si era fermata tra Napoli e Roma. John Huston era tra i più famosi registi americani dell'epoca. Aveva diretto film come Il mistero del falco, con protagonista Humphrey Bogart, e dopo la guerra la sua fama, diventata internazionale, lo portò a dirigere in Italia La Bibbia, prodotta da Dino De Laurentiis. Huston era arruolato nel 143° reggimento di fanteria del Texas. Appena arruolato, trascorse un periodo piuttosto tranquillo in Inghilterra, da lui stesso definito quasi una vacanza. Poi, all'improvviso, fu mandato a Napoli. Gli si presentò una scena che lui stesso descrisse con queste parole. Napoli era come una puttana malmenata da un bruto. Denti spezzati, occhi neri, naso rotto, puzza di sporcizia e di vomito. Mancava il sapone e persino le gambe nude delle ragazze erano sporche. Le sigarette erano la merce di scambio comunemente impiegata e per un pacchetto si poteva avere qualsiasi cosa. I bambini offrivano sorelle e madri in vendita. L'anima della gente era stata stuprata. Era veramente una città senza Dio. Da Napoli, Huston viene inviato al fronte nel piccolo paese di San Pietro. Uno dei centri, tra l'altro, più duramente contesi di tutta la campagna d'Italia. Se osservate la cartina, San Pietro si trova a pochi chilometri di distanza dal monastero di Cassino. Appena arrivati, Huston e i suoi uomini si trovarono di fronte a 4 battaglioni tedeschi. Tra l'altro è proprio su questa linea del fronte che combatterono per la prima volta i soldati italiani al fianco degli alleati contro i tedeschi. Nella battaglia del Montelungo morirono quasi tutti gli uomini della prima brigata motorizzata italiana. E qui dunque che nasce uno dei documentari più famosi di tutta la Seconda Guerra Mondiale, la battaglia di San Pietro. La battaglia di San Pietro raccontava esattamente ciò che il regista aveva visto e che lui stesso descrisse in un suo libro. Dopo l'attacco americano, Huston fotografò i disastrosi risultati che gli si presentarono così. C'era qua uno stivale con il piede e parte della gamba ancora dentro, là un tronco bruciato e altre parti di quelli che erano stati esseri umani, sparse tutto intorno. Queste scene erano comprese nella versione integrale del film e furono poi tagliate poiché, dopo la presentazione al generale Marshall e gli altri ufficiali americani, il Dipartimento della Guerra rifiutò il film in blocco. Marshall chiese circa 20 minuti di tagli e che furono affidati ad un altro importante regista di Hollywood, Frank Capra. Solo in questa seconda edizione il film fu accettato e solo per uso interno alle forze armate. Il generale Marshall dichiarò: questo film dovrebbe essere visto da tutti i soldati americani d'addestramento. Non li scoraggerà, ma piuttosto li preparerà allo shock iniziale della guerra.
Noi abbiamo recuperato i filmati integrali, così come furono girati dai cameraman che lavorarono con Houston. Questi filmati contengono tutte le scene che furono fatte tagliare da Marshall. Sostanzialmente i tagli chiesti dal generale furono di due tipi. Il primo, togliere tutti gli americani morti riconoscibili, e il secondo, ridurre a pochi minuti le inquadrature con i civili italiani, che evidentemente Marshall riteneva non importanti dal punto di vista dell'informazione militare. Ora, secondo la linea di Combat Film, noi vi presentiamo questi filmati integrali, cioè senza montaggio, e divisi per temi. Ci ha suggerito l'idea lo stesso Houston, che nel suo libro 5 mogli e 60 film si augura che le nuove generazioni vedano le scene che a suo tempo lui fu costretto a tagliare. Vediamo assieme il filmato. La battaglia di San Pietro durò una quindicina di giorni. Fra i primi ad entrare nel villaggio fu lo stesso John Newton con la sua troupe cinematografica. Nel suo diario, Houston scrisse: «Che accoglienza ci fece la gente di San Pietro, intere forme di formaggio e bottiglie di vino comparvero Dio sa da dove, perché il villaggio era stato saccheggiato dai tedeschi. Guardando le macerie intorno a me, scrisse Houston, mi stupii del fatto che gli abitanti potessero trovare qualcosa da festeggiare». Ancora un episodio raccontato dal regista che si trovò sotto il tiro delle mitragliatrici tedesche alla periferia del paese. Stavamo acquattati a domandarci come diavolo uscirne. A questo punto i tedeschi spararono alcuni colpi di mortaio. Questi fortunatamente crearono abbastanza polvere e fumo da impedire la vista al cecchino e ci permisero di uscire di corsa uno per uno. Di lì a poco quei tedeschi furono fatti prigionieri.
Queste inquadrature che Houston inserì nel suo film sono state girate a Cagliazzo dopo un bombardamento fatto per errore dagli stessi americani. Mentre girava queste scene, il cameraman Gordon Fry era lui stesso gravemente ferito. Più avanti, altre immagini mostreranno alcuni soldati americani, anche loro scampati al bombardamento della loro aviazione. Gli abitanti di San Pietro tentarono da subito di ricostruire il paese, ma l'impresa risultò impossibile. Solo dopo la guerra San Pietro fu interamente ricostruita, ma più a valle. Thank you.
La macchina da presa dei cameraman di John Huston coglie particolari che sembrano insignificanti, ma non lo sono. Una bambina sbuccia una patata, ma non getta via la buccia, anzi è la prima cosa che mangia. La grotta in cui eravamo rifugiati con alcuni abitanti del villaggio, racconta ancora il regista, c'era una bambina di 7 o 8 anni che si sedette sulle mie ginocchia. Continuava a passarmi la mano sulle guance accarezzandomi il viso. Forse quella bambina non aveva mai accarezzato un uomo sbarbato da quando era nata. Nonostante il panorama desolato che gli si presentava davanti, il regista scrisse: «Imparai a nutrire grande rispetto per i contadini italiani. Potevamo vedere i contadini che tornavano ad arare non appena noi strappavamo la terra ai tedeschi. I campi erano minati e i contadini lo sapevano. Ogni giorno c'erano delle vittime che venivano ricoverate nell'ospedale da campo, ma niente li fermava. Il terreno doveva essere arato». Thank you.
Ad un certo punto, verso la cinepresa, avanzò un reduce della Prima Guerra Mondiale. Gli americani chiamano Dovtex le piastrine con nome e numero di matricola. Ogni soldato ne porta due con sé. Una delle piastrine può servire per identificare la sepoltura. Il regista prestava molta attenzione ai caduti e così infatti parla nel suo diario sulle procedure per la sepoltura. Prima di mettere i corpi nelle bare, il sistema era quello di deporli in fila nei loro sacchi, effettuare quando era possibile identificazioni, quindi coprirli. A quel punto bisognava sollevare il corpo in alto e io feci piazzare la cinepresa in modo che i volti dei morti venissero davanti all'obiettivo. Thank you.
Finita la battaglia, Houston scrisse: il 17 dicembre i tedeschi sgombrarono una volta per tutte la zona di San Pietro. Ritrovai la bambina della grotta. Avevo creduto che fosse un'orfana e avevo preso in considerazione l'idea di adottarla. Fui felice nell'apprendere che mi ero sbagliato. Quando la ritrovai era sana e salva con i suoi genitori. Dal mare parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.